La malattia da reflusso gastroesofageo è una patologia nella quale si verifica una disfunzione di uno sfintere localizzato alla fine dell'esofago che si apre in modo anomalo e favorisce la risalita dell'acido presente nello stomaco in esofago. Normalmente questo sfintere, che funziona come una valvola, dovrebbe aprire esclusivamente nel momento in cui passa il cibo e quindi favorire il passaggio del bolo deglutito dall'esofago allo stomaco. In alcune circostanze però si apre anche quando non dovrebbe, e questo fa sì che l'acido o il cibo presenti nello stomaco, soprattutto se abbiamo mangiato tanto, può risalire in esofago. Questo ha una valenza negativa perché l'acido prodotto dallo stomaco, e lo stomaco è in grado di difendersi dall'acido che produce, risalendo in esofago può infiammare la mucosa dell'esofago e produrre una complicanza che si chiama esofagite, la quale poi darà dei sintomi e dei problemi a chi soffre di questa patologia. Di conseguenza, la malattia del reflusso gastroesofageo è una condizione di patologia funzionale nella quale questa valvola, che non funziona bene, non riesce a contenere il contenuto dello stomaco e fa sì che l'acido e il cibo possa risalire in modo patologico in esofago.